Abbiamo resistito ad un duce come Gentilini, figurarsi se non superiamo anche questo ostacolo. E magicamente dopo pochi minuti l'ex sceriffo di Treviso fa il suo ingresso in comune. Sono furibondi e gridano alto tradimento i ragazzi del collettivo ZTL che per 6 mesi avevano fermato la loro protesta pubblica per partecipare al bando indetto dall'amministrazione comunale per l'assegnazione di 2 spazi. Per l'ex Filt ha partecipato l'associazione Marca Lab che ha ricevuto lo spazio, mentre per l'ex ACTT ha partecipato Occupiamoci di Treviso e la rete degli studenti. Il collettivo che proprio per partecipare al bando si era costituito associazione con il nome di Occupiamoci di Treviso perde l'assegnazione dello stabile di Piazzale Duca d'Aosta per 7 punti di scarto. Lo stabile viene assegnato a Rete Studenti, il cui progetto, accusa ZTL, sarebbe stato sostenuto da una fideiussione di 50.000 euro provenienti da un bando nazionale della SPI CGL. Nel momento in cui questi ragazzi riescono a movimentare tutta la città per riuscire a rivendicare la voglia di cambiamento, ad assumersi la responsabilità di andare ad occupare degli spazi, di prendersi le querele, le denunce per il bene comune di tutti, credo che sia allucinante che dentro un quadro di cambiamento la nostra amministrazione non sia in grado di dare delle garanzie a chi si è sacrificato per questa città. Siamo state parte integrante della rivoluzione data dalla caduta di Gentilini e insomma, è evidente che una risposta doveva essere data al collettivo. Dalle scale si sentono le urla con l'assessore Franchin che cerca di arginare la baraonda e dice rispettate le istituzioni. Poi la conferenza chiarificatrice con il sindaco Giovanni Manildo, durante la quale però i ragazzi lasciano il tavolo della discussione con la promessa di chiedere l'accesso agli atti e di tornare ad occupare. Perché non dici abbiamo valutato i 3 progetti, sono validi tutti e 3 e apriamo, troviamo un 3° spazio? E è evidente che noi siamo costretti a rioccupare, perché noi, il problema è che noi non possiamo stare senza spazio.